sono ben altri cambiamenti all'orizzonte nel mondo dello sport, nel mondo dello sport a 360 gradi, tema di cui ci siamo occupati spesso e volentieri perché è assolutamente centrale per tutto il panorama sportivo, la riforma del CONI allo studio del governo inserita nella legge di bilancio, riforma che, detto davvero con estrema sintesi ma senza essere troppo approssimativi, ha il suo cuore per così dire nell'istituzione di una nuova società, Sport e Benessere S.P.A., prima era Sport e Salute, che avrà di fatto il compito di amministrare i fondi da erogare alle diverse federazioni. Questo cercando di salvaguardare al massimo la sintesi. Il dibattito fra CONI da una parte, governo dall'altra, dunque il sottosegretario Giorgetti e il presidente Malagò, si è fatto via via col passare dei giorni sempre più aspro, sempre più animato. Si cerca naturalmente ancora una strada del dialogo, una terza voce potremmo dire che ha invitato sia a questo dialogo ma ha voluto anche un po' spostare il centro della discussione su altri aspetti pure molto importanti, è quella che arriva dalla WISP, che i nostri ascoltatori sanno benissimo che si tratta della Unione Italiana Sport per Tutti, tutto ciò che fa riferimento diciamo all'aspetto non professionistico, allo sport di base, che tra l'altro lega a sé qualcosa come un milione e diverse centinaia di migliaia di soci, è molto ramificata sul territorio, e ha voluto rivolgere alle parti ma in generale alla società civile una lettera aperta diffusa e firmata dal presidente nazionale della WISP, che è Vincenzo Manco, al quale diamo il buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. Grazie a lei presidente, sappiamo che è in viaggio, quindi speriamo di essere anche assistiti dalla buona sorte per quanto riguarda la qualità del collegamento. Le chiedo subito quali temi portate voi in primo piano in questa lettera aperta e qual è insomma la vostra riflessione anche sui toni che sono stati assunti nel dibattito pur vitale, ma in questi ultimi giorni, più o meno da una settimana è cambiato un po' lo scenario, Presidente Manco, guardi, sì, eccolo. Sì, appunto, abbiamo, come dire, scelto. Allora, purtroppo, Presidente, dicevamo della buona sorte nel collegamento, però siamo subito smentiti dai fatti perché la sentiamo davvero a tratti, il che naturalmente è comprensibile visto che si sta spostando. Riproviamo adesso, cerchiamo di capire se la sentiamo. Vincenzo Manco, sì. Presidente nazionale della WISP, prego. Buongiorno a voi. Eccoci. Chiedo scusa, ci mancherebbe. Nello stesso tempo. No, dicevo... E questa diciamo discussione con toni aspri che si è aperta ha portato noi della WISP a provare appunto a dare un orizzonte diverso. Ora noi stiamo parlando di un provvedimento in finanziaria che viene anche tra l'altro definito riforma, di fatto impatta molto sui sistemi della governance del CONI e del sistema sportivo, però da una parte mette i 40 milioni per le federazioni e dall'altra diciamo l'altro gruzzolo per il finanziamento. Non si parla per esempio degli enti di promozione sportiva, abbiamo chiesto noi di capire se nella nuova Sport e Benessere questo accadrà, questo è dato per scontato, ci sarà eccetera. Perché? Perché se si parla di Sport e Benessere, un'associazione come la WISP che ha sempre coniugato l'attività motoria, la pratica sportiva con un benessere non solo fisico e mentale ma anche con un benessere di comunità del territorio, è evidente che noi ci sentiamo da questo punto di vista interessati. Che cosa accade però? Che qui manca di capire dentro quale sistema di governance complessivo chi fa che cosa, quali sono i ruoli, il governo avoca davvero a sé la politica pubblica sportiva, poi inclinarla. Quindi Presidente, noi intervengo anche perché abbiamo purtroppo sociale. Esatto, abbiamo perso un piccolo passaggio, però ecco, il succo deve essere: queste vostre istanze, queste vostre richieste sembrano per il momento soddisfatte dal non diciamo dalla bozza ma insomma da ciò che al momento sembra essere la riforma passibile magari di modifiche, per carità, quella che sembra essere la riforma del CONI, queste proposte, guardi, che lei fa? Guardi, soddisfatte diciamo che noi abbiamo bisogno, allora il titolo sì, dal titolo Sport e Salute, Sport e Benessere, nella forma sì, mi sembra di capire, ecco, diciamo nella forma sì, qui bisogna però entrare nel merito ed è per questo che abbiamo chiesto a tutti di evitare di perdere di nuovo una grande occasione. Allora si entri davvero nel merito delle cose e si capisca per esempio che cosa vuol dire in questo paese promozione sportiva, chi la fa, perché dal dibattito che emerge si parla che le federazioni sportive devono fare anche la promozione sportiva. Cosa vuol dire? Dal punto di vista culturale, promozione sportiva e sport di base, cosa vuol dire? Quali sono i ruoli? Chi lo fa? Se vogliamo parlare di discipline sportive o parliamo di cultura del movimento che dentro lo sport e benessere per noi per esempio ci deve stare? E se sì, quali sono gli attori? Tutto questo non è ancora chiaro ed è per questo che abbiamo appunto fatto un appello dicendo noi siamo pronti a sederci ad un tavolo, chiediamo che ci siano tutti i soggetti e allora andiamo fino in fondo. Quindi
quindi Presidente, mi sembra di poter riassumere così: Vincenzo Manco, Presidente Nazionale della WISP, non è tanto ciò che è stato scritto, ma ciò che non compare, ciò che non è specificato, che naturalmente vi lascia un po' perplessi. E in tutto questo però le chiedo il tema più generale, perché poi sempre lì torniamo, il dibattito si è consumato attorno a un punto centrale: questa autonomia dello sport, parliamo anche delle federazioni, parliamo di finanziamenti, al di là ovviamente del valore fondamentale, importante dello sport di base, e questa autonomia secondo lei è in discussione, come pure alcuni campioni dello sport vicini evidentemente insomma al clima del CONI hanno voluto sottolineare? Guardi, io le dico che noi siamo quell'associazione che da sempre ha detto al governo: assumetevi la responsabilità di considerare lo sport anche come una politica pubblica. È evidente che all'interno di una governance chiara il mondo sportivo deve mantenere una propria autonomia, ma che sia il governo a dettare indirizzi di come la politica sportiva in questo paese deve stare, credo che sia assolutamente legittimo. Non questo governo, il governo, cosa che noi abbiamo rivendicato da sempre. Quindi le due cose non sono in conflitto, diciamo, una linea da parte del governo e l'autonomia. Noi in una ipotesi di riforma consegnata qualche tempo fa anche all'allora Presidente Scoli, come abbiamo scritto, prevedevamo chiaramente un ministero che potesse avere in mano questa funzione di indirizzo, quindi un governo, un'agenzia che potesse immaginare il mondo dello sport per tutti, dello sport sociale, eccetera, e il conto, il comitato olimpico, le funzioni appunto olimpiche che gli spettano, che chiaramente tra l'altro anche merita, voglio dire, perché il talento è un talento che deve essere assolutamente, come dire, considerato, sul quale bisogna investire. Ma è l'altra parte dello sport che deve capire bene in questo provvedimento ed evidentemente anche in prospettiva quale ruolo svolge e quale ruolo si sta pensando da assegnarsi. Questo è il punto per la WISP. Allora, per andare a riempire tutte queste caselle, per trovare una risposta alle domande che lei legittimamente pone, ci sono stati, immaginiamo, ci saranno ulteriormente altri contatti nei prossimi giorni che vi coinvolgono ovviamente in primo piano, con il governo da una parte, con il CONI dall'altra, il CONI che come sanno bene i nostri ascoltatori insomma riconosce la WISP come parte integrante e in primo piano dello sport italiano. Insomma, vi vedrete prossimamente, perché Giorgetti questa mattina, lo diciamo a chi ci ascolta, ha lasciato il Festival della Cultura Paralimpica e insomma si è limitato ad una battuta, gli è stato chiesto gliene dirà quattro a Malagoglio, gli ho detto no, gliene dirò soltanto due, quindi come a dire il dialogo va avanti. Per quel che vi riguarda siete coinvolti, siete a questo tavolo, insieme, siete partecipi? Noi siamo partecipi, abbiamo avuto molto, perché lo abbiamo ringraziato, ci ha ricevuto il sottosegretario Valente che insieme a Giorgetti sta seguendo appunto questa vicenda, e noi siamo resi disponibili a dialogare nel solco appunto delle nostre posizioni, delle nostre idee che abbiamo avuto da sempre. Da questo punto di vista ci riteniamo uno di quei soggetti che può tranquillamente dire la propria all'interno di questo dibattito. Auspichiamo assolutamente appunto un confronto sempre meno aspro e un confronto anche di chiarezza tra, diciamo, il governo e il CONI in quanto tale, o il mondo del CONI, i soggetti del CONI che oggi diciamo fanno parte di quella famiglia. Se si abbassiamo i toni, entriamo nel merito rilanciando un'idea di riforma di sistema, io credo che si possa, diciamo, se non altro, creare la precondizione per capire dove vogliamo andare e dove appunto lo sport debba essere messo all'interno delle politiche pubbliche del paese. E allora, proprio mentre vi parliamo, come accennavamo e mentre ascoltavamo il parere del presidente della WISP Vincenzo Manco, lo stesso Giorgetti, insomma così è stato interpretato il suo pensiero, ha un po' aperto ad alcune modifiche, per cui quel dialogo che tanto Vincenzo Manco stava auspicando, e non è l'unico per carità insomma ad auspicare una linea di dialogo fra governo e CONI, potrebbe riaprirsi nelle prossime ore per quanto riguarda la riforma del CONI. Manco, prima di salutarla, presidente, insomma i nostri ascoltatori sanno che sotto l'egida, per così dire, della WISP si svolge infinite manifestazioni di carattere sportivo di tante se non tutte le discipline. Ha voglia di ricordare un paio di appuntamenti, o quelli più significativi o quelli che presto insomma vedremo, magari di carattere nazionale ovviamente, perché altrimenti l'elenco sarebbe infinito, però ricordare ecco dove chi ama lo sport, chi ha la passione per lo sport può incontrare materialmente il ruolo della WISP sul territorio. Noi ne avremo due altre giro il 27 martedì alla Camera dei Deputati, incontriamo le nostre società sportive e quelle persone che a vario titolo all'interno della WISP fanno un lavoro, diciamo, che spesso non ha la luce della ribalta. Stiamo parlando dei nostri impiegati, di coloro che lavorano la tecnostruttura, diciamo, della WISP, che tanto lavoro fanno.
ci confronteremo anche nei balconi col mondo politico e con il mondo associativo, perché stiamo celebrando il nostro 70° ed è un pezzo della nostra storia. Il 6 di dicembre ci troveremo invece a Perugia per parlare di lavoro sportivo. Abbiamo idea, diciamo, di invitare anche lì una serie di soggetti che possono aiutarci in questo ragionamento. 6 dicembre a Perugia, perché nel 1990 a Perugia, in quello stesso luogo, la UISP decide da Unione Italiana Sport Popolare di diventare Unione Italiana Sport per Tutti, facendo appunto un grande salto culturale dopo la popolarizzazione dello sport, uno sport a misura appunto di ciascuno. Ed è questo il messaggio che è certo. Quindi ha assunto l'attuale denominazione, che naturalmente racconta in maniera ancora più chiara quel messaggio che ci sforziamo di dare, al di là dell'esito di questa vicenda comunque assai centrale e delicata della riforma del CONI, che riguarda ovviamente anche la WISP, qui rappresentata dal presidente nazionale Vincenzo Manco, che ringraziamo e salutiamo. Grazie presidente, a presto. Grazie a voi davvero, gentilissimi, grazie mille, buon lavoro. Grazie.